Una donna disegnata con il rossetto baciando una tela. Centinaia di labbra a riprodurre un volto. Un sole fatto a biscotto a segnare l'ora del risveglio. Una scultura all'interno della quale spicca un marchio che sul legno prima d'ora non era mai stato posizionato. E altre opere ancora, tutte dai nomi più che riconoscibili, ma con forme inedite. Perché in Gran Guardia, a Verona, è arrivata da Milano Branding Art. Si prendono mostri sacri, da Ducati all'Int, da Collister a Bonduel, e si reinterpreta. Branding Art è una mostra promossa e voluta da Bugnon, che è una società che si occupa di tutela del marchio, proprietà industriale, proprietà intellettuale. Gli artisti sono tutti giovani, tutti italiani e tutti esordienti. Hanno preso i marchi in esposizione e ci hanno giocato, quindi hanno reinterpretato i valori, le forme, hanno raccontato i mondi che loro vedono nel brand. Giovani, creativi, spesso non artisti di professione e con addosso una responsabilità che pesa quanto il nome del marchio su cui hanno scelto di lavorare. Collister nell'idea mia è semplicemente il rossetto. Baci, 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 ho detto dai, facciamo un qualcosa in cui le labbra siano predominanti, e qua credo ce ne siano, di baci ce ne siano. Un'idea di quanti potrebbero essere? Non ne ho idea, ho spiegato qualche giorno. Galta era per le tonalità, quindi bisognava cambiare il rossetto. Il buongiorno della maggior parte degli italiani, almeno quello che mi auguro possa essere il buongiorno per la maggior parte degli italiani. Visto come maniera un po' infantile, con le nuvolette molto stilizzate, stile collage, questo sole che sorge, che al posto di essere il sole è il biscotto, come se accompagnasse, cioè il biscotto accompagnasse il risveglio di ogni italiano. Hey, oh, let's go. Ho utilizzato appunto uno spray su una superficie grezza che è il cartone, in contrapposizione a questa, a questo essere angelico che è rappresentato nell'opera. Com'è reinterpretare un marchio? Allora, è sicuramente un lavoro lungo per quanto riguarda la ricerca, perché comunque ogni brand ha dei valori molto forti. La mostra è stata una tantum, una serata in cui si è visto come sarebbero dei brand ormai famosissimi se fossero nati oggi anziché decenni fa, da teste e da mani diverse. Una serata in cui attraverso la creatività si è reinterpretata una storia di successo. Let's go!